ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo sullo stesso server del video che avevo fatto poco tempo fa sulla presentazione di questo server, in cui si gioca, l'unica modalità di gioco è la Skyblock. Quindi direi di partire da un'isola standard e quindi cominciare subito a giocare. Ok, ci danno un'armatura che non è male. Qui c'è andato pure una pecora, tra l'altro. Allora, diciamo che ora come ora siamo stati, non dico fortunati, di più, per questo per un motivo molto semplice, perché allora dalla presentazione del server abbiamo ottenuto lo spawn, l'uovo di maiale, quindi e la cosa non è per niente male. Ok, solo che devo mettere la ghicchia appena appena al server, eh? Però almeno per ora, non forse semplicemente era un lag momentaneo. Ok, quindi ghiaccio addirittura del bonna. Ok, cartello, diciamo che sicuro non mi serve. Meno male che ci sta, diciamo che ci sta la cosa comoda che i blocchi non cadono, non c'è il drop classico dei vari blocchi. Quindi basta semplicemente romperli e sostanzialmente ti arrivano direttamente all'inventario. E devo ammettere che questo comunque è veramente una cosa fantastica e comoda soprattutto. Allora, diciamo che sicuramente prendo la cesta, vado sul lato, mi crafto giusto un paio di blocchi, cioè di strumenti, più che altro sicuramente mi serve l'ascia, la pala, il piccone e la O. Avevo un mezzo colpo, era un momento stessi cadendo al volo. Non mi aspettavo di trovare lì là sotto subito la sabbia. Anche se comunque la, diciamo che ora questa terra qui la tolgo tutto comunque, perché il pezzo di grassa l'abbiamo ottenuto, quindi poco male. Ma anche se mi chiedo di quanto scende ancora l'isola. Ancora di parecchio, sembrerebbe. Allora, direi di sì.
Devo ammettere che in questo momento stiamo veramente, veramente rischiando di fare tanto. Ok. Direi di cominciare a piazzare subito qualche blocco per, diciamo, più che altro per essere, non dico sicuri di più. Ok, tanto tua pecora stai sicura. Ok, intanto di qua sono andato lì tre blocchi. Quindi cosa che farò anche di quest'altro, in quest'altro, cioè praticamente in tutte e tre, tutte le direzioni. Nella speranza che questa terra si trasmetta velocemente. Ok, abbiamo praticamente quasi un altro stack di terra. Ok, ora come ora forse riesco bene i pezzi. Cioè se li piazzo bene. Ok. Dicevo, comunque forse riesco a finire un altro giro di terra. Poi in ogni caso quella che avanza comunque la conservo senza stare lì a diciamo a piazzarla dove non serve. Ok, allora intanto meno male, quindi a te e a te che possiamo togliere sostanzialmente. È questo quello che possiamo fare. Allora qua faccio una cosa molto semplice, creo dei slab e mi sposto appena appena più avanti, 2 e 3, lo so comunque stanno sul blocco sopra e quindi dovrò piazzare delle torce, però diciamo che ora come ora meglio così. Allora, voi vi piazzo al momento, cioè vi poso tranne i sapling. Allora, pezzo di grano, pezzo panino. Allora, diciamo che metà ossa me le conservo per il momento. Più che altro perché così ho la possibilità di trovare dei semi, quindi usare i bombi sulla terra per appunto sfruttarla. Allora, diciamo che ora come ora non farò spawnare il maiale, perché poi per gli spostamenti per spostarlo sarebbe un po' un problema, quindi diciamo che sicuramente allargherò ora come ora allargo sì. E diciamo ora come ora mi allargo in quella direzione, così ho la possibilità di farlo spawnare dentro, perché avendo una sola carota prima che riesco a farmare in grandi quantità ci vorrà un po' di tempo. Allora, intanto qui
Allora, intanto qui l'erba piano piano si sta diffondendo e non è cosa, ma non è proprio cosa malaccia. Allora, vediamo intanto quante. Allora, sicuro userò. Ok, un altro albero sicuro lo userò per lo so, potrebbe sembrare, diciamo, abbastanza anche abbastanza noiosa come cosa, però vi assicuro che è una cosa molto molto necessaria. Allora, sperando che comunque le cose mi, diciamo, le fence mi bastino. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4. Posso, allora, posso prendere così, no, dove vai? Qui devi venire. Ok, finché non ti muovi da qua e si attira. Ok. Perfetto. Allora, qui abbiamo 2, 3. Ok, giusto due fence mi mancano, ma non è un problema se il bombino avesse funzionato, sarebbe andato meglio, a mio parere. Comunque, anyway, in ogni caso, cioè, in ogni caso ora, come ora sto allargando in questa direzione per un motivo, anche in questa direzione, perché diciamo, più si sfrutta la larghezza, meglio è. Ok, allora intanto te e te ti posso usare. Direi tranquillamente prendere il resto del bombilla e strutturarlo. Ok, al momento un seed l'ho ottenuto. Anzi, due seed. Ok, questi ultimi pezzi li sfrutto solo per i sapping, cioè per i sapping vuol dire per i seed. Più che altro perché sfruttandoli avendo all'inizio quanti più seed possibile, ne riesci a puoi piantare più semi, quindi hai una maggiore raccolta, si hanno una maggiore raccolta di grano subito. Ok, diciamo che al momento 10 pezzi di
10 pezzi di semi, cioè 10 semi non sono male. Allora, no, a te il momento si sì, riposo e il maiale. Perfetto, quindi abbiamo subito una, diciamo, abbiamo già subito al primo episodio di questa serie due animali, quindi uno che ci hanno, diciamo, che danno praticamente a tutti all'inizio dell'isola, e l'altro che a diciamo, a botta di fortuna abbiamo ottenuto. Ok, intanto ora come ora ripianto 3 di alberi per avere una maggiore, disponibilità. Allora, hanno qui, ok. Come prima cosa? Piazza 50 cesta? Piazza 100 blocchi di sabbia. Ok, collezionista. Ah, ok, quindi sarebbero raccolta di blocchi. Maiale, ok, quindi produce 2 mucche, 100 mucche. Ok, valore di riproduzione. Vuole una volta, vuole 50 volte. Raggiungi il livello 1 dell'isola, presto lo raggiungeremo, spero. E sì, queste sono le, ok, di tempi. Quindi volendo, facendo slash vuoto, ok. Ora io subito, diciamo, vado subito a volare per un motivo molto semplice, che vado a completare subito la missione, quindi ok, non ho fatto l'accesso, però lo faccio subito. Quindi ok, allora ho fatto l'accesso con Discord sulla pagina del server, però mi riserve, eccolo qui, e quindi ora posso volare, giusto? No, perché il coso non è stato il risultato verificato. Ora ci vuole appena appena un poco, eh? Forse con 039, no, eh. Allora, inseriamo il numero. Allora, ora mi dovrebbe arrivare il codice, così posso verificare l'accesso. Forse, se mi arriva. Allora, riproviamo. Ok, il numero l'ho inserito.
Ah, io non voglio rifiare il telefono. Ma volevo solo. Sì, ho capito. Allora, riproviamo, eh? Ok, a posto. Quindi in teoria sarei già... Ah, questo a prescindere. Forse devo aprire proprio Discord. Quindi non da internet, ma dall'app. Tanto Alper 1 è cresciuto, eh. Eh sì. Ah, ok. Quindi devo accettare il regolamento prima. Allora. Ora vediamo. Ok, a quanto sembra al momento non posso votare in alcun modo, quindi semplicemente aspetto, diciamo, dopo off camera farò il voto. Diciamo sarei stato abbastanza euforico nel primo episodio di riuscire a completare un qualche tipo di missione, però pazienza. Allora, diciamo sicuramente vi starete chiedendo come mai ho piazzato lì il blocco d'acqua e la risposta è molto semplice, semplicemente per fare questo se riesco senza cadere, possibilmente. Ok, diciamo che a non morire ce l'ho fatta, il che è una cosa importante. Diciamo che ora come ora mi devo sbrigare a piazzare questi, diciamo, mi devo sbrigare a piazzare questi blocchi più che altro per non far, diciamo, per non far bruciare tutto lì dalla lava. Ok, diciamo qui ho piazzato blocchi interi più che altro perché altrimenti dà problemi la produzione di acqua infinita, avrebbe dato qualche problema. Allora, diciamo che qui andrà piazzata l'acqua, mentre di qua andrà piazzata la lava. No, no, ho perso il secchio di lava, no. No, non l'ho perso. Meno male.
Quindi cadendo non perdo le cose? Meno male. Ero terrorizzato dal fatto di perdere le cose. La camera ha avuto problemi di auto zoom, eh? Non so il motivo. Allora, no. Però sì. Meno male la cosa. Ok. Quindi vi spiego esattamente il funzionamento quindi li ho semplicemente invertiti. Però spiegati prima che. Quindi sostanzialmente è di qua che devo raccogliere, giusto? Sì, perfetto. E questa è veramente veramente cosa buona. Quindi ho la farm fatta che funziona, quindi posso togliere questi blocchi. Così perlomeno non mi prende fuoco tutto. Poi non sarebbe carino, diciamo per così dire, comodo e carino che tutto prenda fuoco. Diciamo che qualche volta ci mette appena appena poco tempo, un po' di tempo a, diciamo, a prendere. Ah, subito il piccone di pietra devo fare, eh? Dei premi? Sì, ma quali premi sono stati dati? Ma dei soldi sono stati dati, sostanzialmente. Che stavo a 50, non avevo 20 monete. Ok, diciamo che sostanzialmente ora come ora ancora non ho intenzione di sfruttare subito il. Ah, lì intanto c'è. Ok, si è formata della lava. Allora, dicevo, subito subito non ho intenzione di sfruttare il piccolo di ferro, di pietra, scusate, perché potrebbe essere sfruttato meglio più in là. Anche se devo ammettere che ho praticamente finito il cibo, quindi sicuramente prenderò questi 9 pezzi di terra, quindi che ho fatto bene a conservare. Quindi dicevo, piazzerò qui e blocco. Almeno ho un po' di cibo, diciamo, avrò un po' di cibo subito. Allora, due. Ok, in questo modo pianto allora, questa è veramente veramente una cosa molto utile, perché
Però il piccone di pietra lo devo avere qui vicino perché... Allora, innanzitutto, diciamo, ora come ora, sicuro il ferro non l'ho. Ah, sono rimasto annesso per un'ora al server. Ottimo. Comunque, mi hanno dato parecchi... Ah, altri soldi mi hanno dato, ottimo. Ah, quindi quello 0,8 era praticamente il fatto che era quasi arrivato un'ora, quindi ottimo. Quindi, però dicevo, vorrei andare, se non so qui se c'è, no? Qui va bene, ci sono... Dovrò piazzare 50 ceste, però poco male, che se diciamo piazzare 50 ceste non è che ci si mette chissà quanto, quindi basta farla spawnare tanti alberi. Vediamo, no? Forse spawn. Sì, esatto. Allora, qui in zona ci dovrebbero stare delle ceste dove normalmente lasciano blocchi o comunque cose che non vi servono. Quindi che io rigorosamente prenderò. Ok, qui, di qua, ok. Allora, no, mi direi andare qui nel 500 costa quello di maiale. Costa giusto giusto un pochino, eh. Appena appena buggare un attimo. Allora, museo, arena, nether. Ok, può darsi semplicemente no. Io diciamo sto qui per... Più che altro per... Sto... Nel senso dicevo sto qui... Più che altro per un motivo semplice. Perché per vedere magari se c'è qualcosa di utile da comprare. Più che altro il bone meal, no? Che era quella cosa che mi serve di più. Terra costa veramente tanto la terra. I sapling non tanto. Ah, ok, quello costa il comando. Di qua ci sta. Vediamo ci sta altro poi che altro. Di qua. Allora. Diciamo vedendo quante ossa sono comprato, quanto costano? No? Io non le voglio vendere però. Le voglio solo comprare. Forse ancora non si possono comprare? Non lo so, però la cosa che so sicuramente è che io starò un po' qui per farmare mentre... Più che altro farmerò blocchi di qua, così farò diciamo la zona delle fornaci, quindi farò una cosa fatta bene, nella speranza che magari un domani
tra un po' sponi del carbone, e non solo ferro, perché altrimenti non so come cucinarlo. E poi in futuro, quando avrò abbastanza ferro, allora farò tutta l'armatura, tutti gli strumenti in ferro. Ok, non mi dice neanche quanti di ciò, però comunque penso pochi. Ok, allora, sicuramente direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.